Esatta è offerta da... Il nostro desiderio più grande la felicità dei clienti Cascina la Presidenta, vendita diretta carni di qualità, con passione alleviamo il bestiame nell'azienda di famiglia mentre nei nostri laboratori esperti macellai preparano tutti i tipi di carne Cascina la Presidenta per riscoprire profumi e sapori piatti pronti, tipicità, eccellenze e tante specialità come gli agnolotti fatti con antica ricetta Cascina la Presidenta, vendita diretta carni in Valle San Bartolomeo ad Alessandria tutti i venerdì a Gricena a Buffet a base di carne alla griglia e altre sfiziosità. Prezzi speciali con prenotazione obbligatoria. Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte. 180.000 euro di risarcimento danni li deve versare un avvocato torinese ad un alessandrino per conto del quale presentò fuori tempo massimo il ricorso contro il licenziamento divenuto nel frattempo esecutivo. Emma Camagna. Un avvocato di Torino presentò in ritardo, fuori tempo massimo, il ricorso di un cliente che si opponeva al licenziamento subito e che di conseguenza è divenuto esecutivo. Dovrà risarcirlo con 180.000 euro per responsabilità professionale. Tutto iniziò nel 2002, dopo che Giampiero Buscagli, allora 46enne, impiegato civile alla postrada di Alessandria, che da tempo si definiva vittima di soprusi e discriminazioni sul posto di lavoro, fu licenziato per motivi disciplinari. Al legale torinese impedì di fare ricorso, volendo risolvere la vertenza in sede politica. Non ci riuscì e nel 2006 decise di procedere in sede legale contro licenziamento. Aveva tempo fino a maggio 2007, ma il suo difensore depositò il ricorso in settembre scaduti i termini. Il Tribunale di Alessandria non li riconobbe, lo fecero invece Corte d'Appello e Cassazione rendendo valido il licenziamento. A questo punto l'impiegato ormai ex è andato avanti in sede civile per ottenere risarcimento danni. È di questi giorni la sentenza del Tribunale di Torino che con legale torinese a versare 180.000 euro a Buscaglia. L'Alessandrino ce la mise tutta per ostacolare l'avvocato impegnato nel ricorso. Un giorno apponeva correzioni e proponeva modifiche aggiunte. Approvava il testo ma chiedeva di non depositarlo per problemi familiari. Un altro giorno chiese di includere un proprio memoriale. Più volte mi impedì di depositare il ricorso pur essendo stato informato che il termine si sarebbe prescritto in cinque anni, ha comunicato il professionista al Tribunale Civile. Buscaglia dal canto suo ha ammesso di essere un tiratardi, ma sebbene il cliente si sia comportato in modo da differire il deposito del ricorso, il professionista a cui era affidato non doveva lasciar trascorrere i termini di legge. La sezione anticrimine e la squadra mobile della Questura di Alessandria stanno svolgendo indagini per identificare gli autori di un furto commesso nel reparto di endoscopia dell'ospedale civile di Alessandria. I ladri, dopo essere entrati nel reparto, si sono appropriati di una serie di macchinari, attrezzature per un valore non ancora quantificato. Oltre alla squadra mobile partecipa pure la sezione anticrimine della Questura Alessandrina perché dalle prime indagini è subito emerso che si tratta di un furto su commissione effettuato da ladri professionisti che sapevano quello di cui avevano bisogno. Di solito, dicono gli investigatori, questo tipo di refurtiva finisce quasi sempre nei paesi dell'Est. I danni sono ingenti al punto tale che l'ufficio accettazione è finito in tilt e tutte le prenotazioni per un esame di gastroscopia vengono prese ma con date in ottobre e novembre. Secondo quanto emerso da un primo bilancio del furto, i ladri si sarebbero appropriati di oltre 20 endoscopi. Altra cronaca, bloccato dai Carabinieri lo scippatore seriale che per mesi aveva agito in parecchi quartieri di Alessandria, fra le numerose vittime anche una donna di 81 anni che stava recitando il rosario in una chiesa di Via Monteverde. Franco Capone non aveva nessuna pietà per le sue vittime. Lo scipatore solitario è restato ai carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Alessandria dopo una serie di indagini e appostamenti. Al fermo dello scippatore solitario, l'albanese Ridisacco, 27 anni, il quale, pur essendo clandestino in Italia, abitava in Alessandria. I carabinieri sono giunti dopo lo sgomento, la paura e le tante denunce degli abitanti dei quartieri Pista, Galimberti ed altre zone di Alessandria. Tante le denunce e tante le persone aggredite e scippate dall'albanese che riusciva a fermare le sue vittime e che aveva preso di mira. Seguire e fermarle con scuse varie, dopodiché le aggrediva, si impossessava delle borse, gli orologi, i getti in oro e poi fuggiva. Un'anziana donna di 81 anni, dopo essere stata seguita mentre si recava in una parrocchia di via Monteverdi, ad Alessandria, è stata aggredita e scippata della collana d'oro con brillanti. Nei giorni scorsi lo scippatore è stato individuato dai carabinieri mentre in bicicletta transitava in largo Catania. Fermato e condotto in caserma, una delle sue vittime non ha esitato a riconoscerlo. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Piazza Donzoria. Con 43.284,481 ore richieste dall'inizio dell'anno, Torino si conferma la provincia più cassa integrata d'Italia, mentre il Piemonte resta la seconda regione italiana con una diminuzione complessiva dello 0,1%. e quanto rileva il rapporto sulla cassa integrazione e guadagni della UIL A livello di singole province, i dati sulla cassa vedono asti a più 162%, Verbania a 114,6%

Un altro primato invece per il Comune di Alessandria perché è il quarto in Piemonte nella lotta all'evasione fiscale. L'ufficio Tributi di Palazzo Rosso, in collaborazione con quello di Controlli e Servizi della Polizia Municipale, ha infatti ottenuto significativi risultati nell'ambito del contrasto all'evasione fiscale. Il Ministero dell'Interno ha disposto l'erogazione del contributo 2016 spettante ai comuni per la partecipazione all'attività di accertamento fiscale e contributivo per l'anno precedente. Al Comune di Alessandria, Andri aspetteranno 30.000 euro. Ed ora la linea va alla redazione di Torino. Ciao a tutti i telespettatori, in apertura abbiamo la protesta di alcuni lavoratori che hanno incrociato le braccia da questa mattina all'alba e sono i 160 autisti del Corriere SDA Express davanti alla sede di Settimo Torinese, con la minaccia di scioperare per due giorni consecutivi e far scattare una denuncia per attività antisindacale. I dettagli nel servizio. L'azienda non mantiene gli accordi e i 160 autisti delle ditte che lavorano per la SDA Express, da questa mattina alle 7.30, stanno scioperando in presidio davanti ai cancelli della sede di Settimo Torinese. Dopo le lunghe proteste di luglio, minacciano di scioperare per ben due giorni, il 27 e il 28 settembre, per l'intera giornata lavorativa, senza escludere che si vada ad oltranza. Avevano promesso il mantenimento dei livelli occupazionali, spiega Geraldo Migliaccio della segreteria regionale Will Trasporti. Avevano promesso l'applicazione del contratto nazionale della logistica autotrasporti e delle sue tutele. Avevano promesso soprattutto intervento in solido quando le imprese appaltanti non avessero retribuito i lavoratori nell'ambito del contratto, ma non è stato così. Non ci fermeremo, dicono, finché ai lavoratori non verrà garantita dignità, sapendo che la posizione dell'azienda, che ha ritrattato gli accordi ed è tutto inaccettabile e che sicuramente denunceremo la SDA Express per attività antisindacale. SDA ha firmato un accordo con il sindacato che doveva pagare in surroga degli operai, doveva pagare entro il 10 di settembre e non li ha pagati. E in più c'è un cambio di appalto dove sono state fatte delle tariffe molto basse, dove non riescono a, a quantificarci, a darci quello che ci dovrebbero dare è quello che stiamo chiedendo. Ci sono delle aziende che hanno vinto gli appalti che sono, sono illegali, che sono con delle pendenze verso lo Stato. Gente che è messo a 5 ore e ne fanno 12-13 al giorno, a posto con i cose, eh, ci sono tutte queste problematiche, furgoni che non sono a posto, disastrati, c'è tanta gente che avanza ancora degli stipendi, facciamo tante ore di lavoro ma non ci vengono pagate. Noi chiediamo di avere un contratto di, che, che rispettino appunto il, il contratto nazionale e, e che ci paghino regolarmente perché questo fino ad oggi non, non è mai avvenuto. Quindi la nostra è una protesta in quanto in tutti questi anni sono cambiate le ditte appaltatrici che, che lavorano qui in SDA, ma sono ditte che comunque non, non ci pagano, ci sfruttano e adesso noi siamo stanchi, non abbiamo più voglia di, di farci prendere in giro. D'ora la sanità arriverà il 3 ottobre in giunta il bando per la ricerca del nuovo direttore generale della sanità regionale che dovrà prendere il posto del dimissionario Fulvio Moirano. Lo ha annunciato l'assessore Antonio Saitta lunedì, ha spiegato immaginiamo di arrivare all'approvazione in giunta dell'avviso pubblico. Poi sarà dato il tempo necessario per la presentazione e la valutazione delle candidature con l'obiettivo di arrivare quanto prima alla nomina. A Moirano è stato chiesto aiuto per la fase di passaggio. Il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha indicato come necessaria una figura che abbia un profilo nazionale di grande rilievo, che garantisca la prosecuzione del lavoro avviato e che sappia anche dialogare col territorio. Territorio sì, ha ribaduto Chiamparino sottolineando che non è mancato nel lavoro fatto fin qui, ma lobby no. Questo è il monito che vorrebbe dare il governatore al territorio che non sia uguale a questo o a quel primario. E per ora la linea può tornare ad Alessandria. E noi ci occupiamo di un blocco inaspettato al Polo Scolastico di Ovada, tutti i particolari nel servizio. I lavori per la costruzione del terzo lotto del Polo Scolastico di Ovada, che erano programmati per l'autunno, sono stati bloccati. Infatti la ditta vincitrice dell'appalto ha fatto un passo indietro e ora, dopo le verifiche del caso, il progetto dovrebbe essere affidato alla seconda classificata. Un ritardo che ci lascia un po' di amaro in bocca, dice il sindaco di Ovada Paolo Lantero, perché avevamo fatto tutti i passi necessari con le giuste tempistiche, arrivando ad un accordo di programma andato in porto nonostante le molte difficoltà economiche. Infatti l'intervento del costo di 2.700.000 euro vede la regione farsi carico di 2.300.000 euro, mentre la restante cifra dovrà essere ripartita fra provincia e comune di Ovada. Il progetto prevede la costruzione di nuovi laboratori e la ristrutturazione di spazi che permetteranno il trasloco dell'istituto tecnico ora ospitato in via Gallera. Da questo terzo lotto rimarrà fuori la realizzazione della seconda Marxi Palestra. Ora dopo il ritiro della ditta di Caserta, che si era giudicata l'appalto, c'è molto rammarico nell'ambiente scolastico vadese. I lavori sarebbero dovuti iniziare nell'autunno, peraltro non interferendo con l'attività scolastica, essendo realizzati all'esterno dell'edificio già esistente. Tra l'altro il Polo Vadese era stato il primo a vedere la luce in provincia e a partire con le realizzazioni, quindi questo blocco inaspettato proprio non ci voleva. L'azienda Alegas di Alessandria ha approvato un progetto per venire incontro alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette, ce ne parla Franco Capone. Si chiama Baratto Sociale, il progetto di Alegas del gruppo Amag di Alessandria, nato da due esigenze aziendali, il problema della manutenzione nelle aree verdi e la difficoltà degli utenti di pagare le bollette arretrate. Il baratto, come ha affermato l'amministratore delegato Alegas e serelle Andrea Biancato, consiste... Alegas da anni ha in gestione una serie di aree verdi tramite un contratto di sponsorizzazione che deve mantenere. Storicamente sono state fatte affidando l'incarico ad aziende terze. Ora abbiamo pensato di unire due, due anime differenti dell'azienda e quindi far fare questo tipo di mh, operazioni di mantenimento ad una cooperativa però in un modo un po' differente dal solito, ossia eh, cercando di coinvolgere utenti morosi nei confronti di Aligas, ma morosi incolpevoli, il che significa morosi che per provate eh, condizioni sociali non sono in grado di pagare la bolletta. Eh, in questo modo, mh, tramite la garanzia eh, del fatto che abbiano un impiego, seppur a tempo determinato, dalla cooperativa che ci affianca in questo progetto, quindi Company e selezionandoli con una rigidità che deve essere garante dei, delle condizioni sociali di disagio nelle quali gravitano, e questo lo facciamo grazie a Caritas, abbiamo il doppio effetto di far svolgere queste operazioni da utenti disagiati con la promessa di investire parte di quello che guadagneranno per saldare il debito che hanno nei confronti della nostra azienda. Il progetto durerà sei mesi e partirà nei prossimi giorni di ottobre ed è stato presentato nel salone delle conferenze dell'azienda dove oltre all'amministratore delegato Biancato e al presidente di Alegas, Emanuele Grava, erano presenti gli assessori comunali Giorgio Ambonante e Mauro Cattaneo, il direttore della Caritas Alessandrina, Gianpaolo Mortara, il quale ha affermato che sono tantissime le persone che chiedono un aiuto per il pagamento delle spese di casa e tra questi abbiamo già individuato una decisione. I soggetti che potrebbero risultare idonei ad essere inseriti nel progetto. Favorire la crescita e la professionalità della persona sbandaggiata, ha detto Renzo Sacco, responsabile della cooperativa sociale Company, è la nostra missione. I soggetti che verranno individuati per una prima sperimentazione saranno assunti a tempo determinato dalla cooperativa, con il vincolo di destinare una parte della loro retribuzione mensile al pagamento delle utenze alle gas scadute. La pagina degli spettacoli ci porta nel regno della musica sacra e non solo. Vediamo. Al centro della musica lo si sente chi suona uno strumento e lo si sente anche chi fa la parte dell'uditore e in questi giorni in provincia di Alessandria sono le note di ogni epoca e di vario genere a risuonare in più sale e in più luoghi. A Tortona con un solenne concerto d'apertura interpretato dall'orchestra del Reggio di Torino si sono letteralmente aperte le danze in occasione dei 60 anni dalla morte di Lorenzo Perosi celebre compositore di musica sacra noto per i suoi oratori, le messe polifoniche e i mottetti. Un evento nazionale che sta attirando i migliori docenti e giovani musicisti provenienti dai conservatori più prestigiosi, con lo scopo di trasformare Tortona in una vera e propria città della musica. Dopo il concerto in cattedrale, organizzato dal comune di Tortona, dalla diocesi, dalla fondazione Casa di Risparmio Locale, dalla famiglia Orionina e dall'associazione Pro Iulia D'Ertona, ci si prepara a respirare musica in ogni spazio vitale. Dal 4 all'8 ottobre saranno infatti proposti eventi nei luoghi più belli della città, insieme a momenti studiati appositamente per gli studenti. Si realizzeranno laboratori musicali e si lavora per far sì che la musica diventi incontro, condivisione d'esperienza, circolazione di idee, promozione di professionalità. Perosi fu autore di una rivoluzionaria riforma del canto nella liturgia che si diffuse in tutto il mondo. La sua creatività musicale fu apprezzata anche fuori dall'ambito religioso da tanti compositori importanti quali Puccini, Mascagni, Boito, Masnet. Note musicali anche ad Alessandria, dove nell'Auditorium Pittaluga e nelle sale di Palazzo Cuttica è andata in scena la sesta edizione di Musica in Rete. 12 ore di maratona musicale voluta dal Conservatorio Vivaldi, insieme ai centri di formazione musicale e in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Palazzo Rosso. È stata questa l'ennesima bella opportunità di ascoltare vari generi interpretati dagli allievi e dagli allievi della prestigiosa Scuola di Musica Alessandrina che dalla mattina fino a tarda ora hanno accolto il pubblico e si sono esibiti per amore di quest'arte e per una finalità solidale. Il ricavato ad offerta della non stop è stato infatti devoluto alla raccolta fondi da destinare alla protezione civile nazionale per le zone terremotate del centro Italia. Lo sport per il calcio vi ricordo che questa sera andrà in onda un'altra puntata della trasmissione Grigi nel cuore sul canale 111 di Telecity1 a partire dalle 21. per il ciclismo invece Roberto Monteriso ci parlerà dell'edizione numero 100 per la Gran Piemonte corsa ciclistica inserita nel Trittico d'autunno che prende il via il 29 settembre da Diano d'Alba per concludersi dopo 207 km ad Aglie. Tra poco quindi tutti i particolari nel servizio, poi il meteo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.